Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di DG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano multimediale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, c'è anche il canale Telegram disperso in Adige. Questa mattina intorno alle 6 la polizia è intervenuta in zona Arsenale per la segnalazione di un furto in corso nel chiosco adiacente ai giardini. Uno dei ladri è fuggito gettandosi in Adige e di lui si sono perse le tracce. Vediamo l'articolo sul sito dailyverona.it. Intorno alle 6.15 è arrivata al 113 una richiesta di intervento urgente per un furto in atto ai danni del chiosco adiacente ai giardini di Piazza Arsenale a Verona. Tre, secondo la testimonianza, i soggetti all'opera. Ricevute le descrizioni relative all'abbigliamento, è arrivata sul posto una prima volante che ha intercettato due dei tre soggetti segnalati, i quali si sono dati alla fuga seguendo direzione opposta. Vediamo qui l'immagine di una videocamera di sorveglianza. Uno dei due è stato bloccato poco distante grazie all'arrivo di altre due pattuglie. Dopo una breve colluttazione è stato arrestato. Il secondo complice ha proseguito invece la fuga verso i giardini di Piazza Arsenale in direzione Borgo Trento, dove era già presente un'altra volante che l'ha indotto a deviare verso Lungadige Can Grande. Qui ha seguito l'argine del fiume e si è buttato in acqua. I poliziotti hanno tentato di recuperarlo e dargli una mano, ma lui appunto è rimasto nel mezzo dell'Adige ed è poi sparito alla vista degli agenti. Qui vediamo alcune immagini, ma vediamo in sovrimpressione di nuovo il video con le immagini. Intanto sono continuate per tutta la giornata di oggi le ricerche dei vigili del fuoco, anche con un elicottero, in supporto anche il nucleo sommozzatori di Vicenza, l'elicottero appunto arrivato da Venezia che ha sorvolato a lungo il corso dell'Adige, impiegati anche i droni del nucleo regionale e squadre di terra, un gommone da rafting e una moto d'acqua. Le ricerche hanno dato però esito negativo, l'uomo risulta ancora disperso, non è chiaro appunto quali possono essere la sua sorte. Queste appunto le immagini delle ricerche di oggi. Proseguiamo con la cronaca. Viaggiava con 3 kg di cocaina in auto, arrestato un 28enne. Il fatto è avvenuto a Fumane, in Valpolicella. L'uomo trasportava a bordo di una Nissan 3 panetti di cocaina dal peso complessivo di 3 kg che, se immessi sul mercato, avrebbe potuto fruttare, in base al grado di purezza, oltre 300.000 euro. Adunata degli alpini a Vicenza, in migliaia da Verona, in partenza si stima circa 15.000 persone, mentre domenica saranno quasi 5.000 le penne nere veronesi a sfilare. Le baite alpine scaligere ospiteranno numerosi gruppi da tutta Italia che faranno tappa nel veronese, quindi anche supporto logistico. Ma sentiamo le dichiarazioni del presidente dell'ANA Verona Trevisan. Beh, Verona si sta preparando con i 20.000 soci ad accogliere i gruppi che hanno i gemellaggi con Verona, i gruppi soprattutto di Brescia, di Bergamo, di Milano, ma anche degli Abruzzi, perché essendo vicini a Vicenza chiaramente approfitteranno di fare una tappa presso le nostre baite alpine. Ci stiamo preparando anche con la Protezione Civile, perché faremo un servizio d'ordine molto importante, saremo nei varchi e con i nostri oltre 200 volontari faremo di supporto alle forze dell'ordine. Molto, molto bello e molto importante quest'anno, che sarà poi detto più approfonditamente la domenica durante la sfilata, è una adunata che la sede nazionale ha deciso di dedicarla per la pace. La nostra è il messaggio che tutti gli alpini si augurano che sia non una speranza, che non sia neanche un sogno, ma che sia veramente vicina, perché le popolazioni soffrono e gli alpini su queste cose certamente hanno una memoria per non dimenticare. Sappiamo le sofferenze che ogni guerra provoca in una nazione.
Proseguiamo con il Daily. Viviamo Verona, incontro in settima circoscrizione. Sabato mattina a San Michele Extra, nuovo incontro del Comune di Verona nei quartieri dedicato alla discussione sul piano regolatore. Sarà presente la vice sindaca Bissoli, appuntamento alle 9.30 in la sede della circoscrizione in Piazza del Popolo. Alla Peri Talks i giovani di Verona parlano del loro futuro, un aperitivo alternativo che viene proposto ai giovani e alle giovani che vivono nella terza circoscrizione. Si comincia questo venerdì in zona Chievo e poi trovate gli appuntamenti e le specifiche nell'articolo sul nostro sito Daily Verona. Il Lasi, palazzina in fiamme, vigili del fuoco al lavoro. Le fiamme si sono propagate all'alba di questa mattina in una palazzina in via Mormontea, nessuna persona è rimasta ferita. Tentano di rubare una moto a Legnago, due 22enne arrestati. È successo la scorsa notte nel garage di un condominio in via Lussu. Allarmati dai rumori, i condomini hanno chiamato i carabinieri che hanno colto sul fatto i due giovani. Continuiamo con le notizie dalle pagine dell'economia. Banco BPM al primo trimestre, utile netto 370 milioni. E poi trovate le altre notizie di economia su veroneconomia.it e poi a seguire nel TG Verona Economia. Sport, playoff Serie C di calcio, Legnago da sogno, ora l'Atalanta, Under 23, vittoria per il Legnago Salus in casa ieri sera contro il Lumezzane 1-0 nel primo turno dei playoff di Serie C. Prossimo turno sarà sabato in trasferta per affrontare l'Atalanta Under 23. E Mattia Scandola, pilota veronese, non sarà al via della 108ª targa Florio. Corre nel campionato italiano rally promozione nella categoria rally 2. Spettacoli e eventi, Baglioni in arena, prevendite aperte per tre nuove date. Claudio Baglioni torna all'Arena di Verona a settembre con lo spettacolo A Tutto Cuore plus Ultra. Aperte tre nuove date per un totale di 7 grandi eventi. Allora vediamole queste date, saranno quelle già in programma 19, 20, 21 e 22 settembre, ma ci sono tre nuovi appuntamenti 26, 27 e 28 di cui appunto sono aperte da oggi le prenotazioni, i biglietti appunto per partecipare a questo grande spettacolo, l'ultimo grande evento di Baglioni in arena. E a proposito di grandi eventi, una nessuna 100.000 raccolti 600.000 euro stasera allo show in TV grazie al pubblico accorso all'Arena di Verona lo scorso 4 e 5 maggio. Sono già stati raccolti 600.000 euro ripartiti e devoluti a 9 centri antiviolenza italiani. Questa sera lo show andrà in onda su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio 2 e Rai Play. E come sempre vi consigliamo Cosa fare a Verona e provincia, gli eventi di domani, giovedì 9 maggio. Grande successo intanto per la mostra Il mio paradiso, già 8.000 ingressi in due settimane, è aperta fino al 16 giugno a Castel San Pietro. Importante prenotarsi sul sito dedicato. E a proposito di eventi, è uscito oggi il nuovo numero di Verona Eventi, il settimanale di Verona Network, dedicato appunto agli eventi, gli spettacoli e cosa fare a Verona e provincia. Quindi anche qui vi invito a iscrivervi, è gratuito come d'altra parte l'iscrizione al Daily. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.